Beh, io di fatto ho poco da illustrare se non un punto concordato anche con l'opposizione che era presente appunto in commissione questa mattina, ecco, di aggiungere ai vari punti in elenco questo punto in particolare, quindi di affrontare in tempi rapidi, come emerso nella commissione odierna, insieme con gli uffici, future condizioni di erogazione di servizi all'interno delle strutture comunali del municipio IV. Quindi questo punto è stato, non so se è necessario leggere gli altri punti. Sia, ecco, io non ho il testo sotto gli occhi, quindi si impegna la sindaca e la giunta affinché sia continuata l'attività di monitoraggio per quanto di competenza di Roma Capitale del sistema educativo e scolastico. Sia richiesta alla Regione Lazio una più incisiva azione per il contrasto all'abusivismo, nelle strutture educative. Sia garantito ai bambini e alle famiglie servizi educativi e scolastici di qualità, favorendo l'accesso anche grazie alla revisione del regime tariffario. Sia realizzato uno studio per rivedere i costi dei servizi. Sia dato mandato agli uffici competenti di valutare le nuove forme di partenariato pubblico-privato, da ultimo come definito dalle linee guida numero 9 dell'ANAC, in vigore dal 5 maggio, per ampliare le modalità di intervento in un'ottica di miglioramento della rete capitolina dei servizi educativi per le bambine e i bambini. Questo è, diciamo, fondamentale per noi, quello di rivedere le tariffe, perché proprio da uno studio che abbiamo compiuto, da indagini che abbiamo effettuato, è risultato che la crisi economica, incide sulla decisione dei genitori di tenere a casa i bambini o presso i nonni o presso i nidi cosiddetti abusivi, anziché affidarli a educatori che possano veramente contribuire alla loro crescita. Quindi l'intenzione è proprio di mettere in atto tutta una serie di interventi affinché il progetto Nidi, e quindi anche nell'ottica dello 06, assuma il ruolo che merita di assumere. Grazie.